Benvenuti su Calcio 360, il posto giusto per chi ama il calcio. Scandalo Inter, beccati 6-7 giocatori nella notte. Clamorosa notizia sull'Inter che non è nuova a scandali che sollevano dubbi e interrogativi sull'equità, l'etica e la morale nel calcio. Se anche voi siete stanchi di queste situazioni unitevi a noi e prima di iniziare vi invitiamo ad iscrivervi e attivare la campanella per sostenere questo canale e non perdervi i nostri prossimi video. Un piccolo gesto per voi ma di grande importanza per noi. Grazie amanti del calcio. Sandro Sabatini ha recentemente condiviso con OCW Sport alcuni dettagli inediti e molto significativi riguardo la sua rimozione dal ruolo di capo dell'ufficio stampa dell'Inter, avvenuta nel 2001. Un periodo particolarmente turbolento per il club nerazzurro, segnato da voci indiscrete su alcuni calciatori e un membro dello staff, che portarono alla sua improvvisa destituzione. Sabatini aveva ricoperto quella posizione dal 1994, e la sua rimozione fu un atto che lo colpì profondamente, anche per la tempistica e le circostanze che la resero ancora più dolorosa. Il giornalista ha raccontato con emozione quello che ha definito un episodio che gli ha lasciato un'amarezza profonda, una cosa che mi fa davvero male, riguardo alla decisione di Moratti di mandarmi via, è stata la sua tempistica. Quel licenziamento avvenne proprio nel momento in cui si era diffusa la notizia di alcuni giocatori dell'Inter e di un membro dello staff coinvolti in un episodio con delle escort. Era un gruppo di 6 o 7 giocatori, tra cui anche una persona che non faceva parte direttamente della squadra. La situazione era stata travisata in modo clamoroso, nel percepito comune sembrava che fossi io a frequentare le escort insieme ai calciatori, ma non era affatto così. Sabatini ha anche raccontato come questa vicenda abbia avuto un impatto non solo sul suo lavoro, ma anche sulla sua reputazione, con alcuni tifosi dell'Inter che lo accusavano senza conoscere i veri fatti, Ating. Quando i tifosi mi incontravano per strada, mi dicevano, lo sappiamo perché ti hanno mandato via. E questa accusa mi è rimasta addosso per molto tempo. È stata una situazione difficile, che ho dovuto portare con me per anni. La rimozione dall'incarico fu quindi un momento doloroso per Sabatini, non solo per la fine di una carriera nella comunicazione sportiva a livello di club, ma anche per il peso di essere stato ingiustamente accusato e travolto dalle voci infondate che circolavano in quel periodo. Cosa ne pensate? Ci interessa la vostra opinione. Se volete condividere la vostra opinione su questa questione spinosa lasciate un mi piace e fatecelo sapere in un commento. Iscrivetevi e attivate la campanella per sostenere questo canale e non perdervi i nostri prossimi video. Un piccolo gesto per voi ma di grande importanza per noi. Grazie amanti del calcio.